Datemi un'indicazione se avete capito dove arrivare, dove essere. Pagina 3, numero 2. Pirandello diede valore universale antropologico a un contrasto tra vita e forma che colse essenzialmente nella città, nella società borghese fin de siècle in cui visse. Ecco, era questo il punto che non mi convinceva. Dunque, noi siamo portati fatalmente a ipostatizzare l'età in cui viviamo per farne una rappresentazione per offrire una rappresentazione perenne, immobile della vita umana, dell'essere dell'uomo. Pirandello era un borghese conservatore di fine 800. Mi è arrivato un messaggio, non vorrei che foste voi. No. Allora, di fine 800, e come abbiamo già detto l'altra volta, la sua comprensione della società avviene attraverso la lente della deformante della borghesia, la caratteristica della borghesia frequentata da Pirandello sia in Sicilia, poi a Roma, è l'ipocrisia, l'ipocrites. Significa attore, e colui il quale ha vestito una maschera. E dunque l'atteggiamento borghese, Pirandello come ho detto prima, attenzione a questa espressione, lo ipostatizza, lo innalza, cioè a caratteristica propria, intrinseca, diciamo quasi ontologica dell'uomo, della stessa condizione umana. E questo è un salto improprio. Pirandello era un uomo di grande temperamento sin da quando era ragazzo, giovane studente. Sapete che si è laureato a Bonn, ma si laureò a Bonn perché fu costretto a lasciare la facoltà di Roma, perché durante una lezione di latino il professore, che era anche il rettore, stava tenendo una lezione sul Milius Gloriosus, e lui, che sedeva accanto a un giovane sacerdote che si laureava anche lui, si accorse che il professore, che era molto celebre, molto, molto rinomato, non riusciva a tradurre decentemente Plauto. Il professore se ne accorse e si scatenò contro il giovane pretino. Pirandello, che non era naturalmente un clericale, ma si seccò molto che questo povero ragazzo con la tonaca venisse svillaneggiato di fronte a tutti, si alzò e fece una parte, come diciamo noi, no? Una partaccia, un'alzata d'ingegno contro il professore, e questo poi, come dire, gli costò il trasferimento presso l'Università di Bonn, dove poi si laureò con una bellissima tesi di linguistica sul dialetto della sua, alcune modificazioni vocaliche sul dialetto della sua Girgenti, cioè di Agrigento. Pirandello voleva rompere le ipocrisie, cioè il professore, la maschera, il rettore, no? Il rettore infallibile. Il rettore non è infallibile, il rettore è incapace, era incapace in quel momento, con tutti i suoi titoli, di tradurre decentemente un passo di Plauto, e interviene icasticamente quando scopre l'incapacità del professore e
per di più la vede incarnarsi in un atto di violenza contro un giovane indifeso, un giovane che sta studiando come lui, e per di più porta la talare, quindi non poteva reagire nei modi propri, a viso aperto, e lui lo difende. Pirandello è costretto dalla condizione della moglie a creare un velo attorno alla verità della sua famiglia, no? La moglie viene ricoverata in una casa di cura per malattie mentali dopo una lunga permanenza a casa, ma questa circostanza non si conosce, Pirandello la nasconde perché, per quanto la cosa vi possa sembrare strana, ammettere di avere in casa un malato di mente era ritenuta una vergogna, perché questa tara, si credeva, avrebbe potuto, impegnare anche il destino dei figli, riproporsi anche nella prole. Quindi anche questa è una vita di nascondimento. La sua stessa vita sentimentale e sessuale fu caratterizzata da un'enorme finzione. Lui praticamente visse da vedovo bianco e perché la moglie non era più attingibile, non solo un'interlocuzione logica, ma anche a un rapporto sessuale, e dunque, come dire, scelse di avere delle relazioni temporanee, accidentali, con qualche attrice, con qualche conoscente, sempre provando un grande senso di colpa, perché era un uomo profondamente innamorato della moglie, ma l'unica donna che amò veramente, Martha Abba, proprio per questo, perché non voleva tradire la moglie. Non ebbe mai rapporti sessuali con Pirandello. Pirandello non li volle avere, ebbe così delle storielle accidentali che lui nascondeva. Quindi, come dire, lui stesso era costretto a portare una maschera, la stessa maschera che portava quando saliva in cattedra. Pirandello era un professore molto particolare, innanzitutto perché era un genio, poi perché chiedeva, siccome era anche uno scrittore e anche da un certo momento in poi un capocomico, cioè il direttore di una compagnia teatrale, i suoi corsi erano collocati in periodi, in orari quasi impossibili per gli studenti, e perciò fu censurato spesso dal senato accademico. Lui insegnava alla facoltà di magistero di Roma, e lui scrive nelle sue lettere, proprio quelle a Martha Abba, quanto gli costasse investire la maschera del docente davanti ai ragazzi, e quanto si sentisse inautentico in questo ruolo. Vi posso dire che è una sensazione che attraversa la sensibilità di ogni docente che si interroga naturalmente sul suo lavoro. Tutti i protagonisti delle sue opere o sono essi stessi borghesi, o sono vittime dello sguardo occhiuto inquisitivo della borghesia filistea, incapaci di accettare la diversità, l'originalità, la dissoluzione di quei ruoli sociali prefissati
e rassicurante. Lo abbiamo già detto l'altra volta, quando ognuno sta nella sua nicchia sociale, tutto va bene, viene accettato socialmente. Si usa quel linguaggio, si utilizza certi atteggiamenti, se evita gesti impropri rispetto al ruolo che ricopre. Ve lo ricordate il professor Keating che sale sulla cattedra, no? Nell'attimo fuggente? Ve lo ricordate? Il professor Keating sale sulla cattedra e chiede ai suoi, perché è un gesto innanzitutto, un gesto che io ho fatto anche in classe. È un gesto, la cattedra, no? Una cattedra, 4 pezzi di legno, no? A cattedra, siedo sulla cattedra, la cattedra nasce nel Medioevo, nelle università, quando non c'erano i microfoni e serviva per essere visti e sentiti meglio dei professori. In realtà la cattedra era la predella, quella che hanno tolto perché adesso noi dobbiamo essere sullo stesso livello, quella predella che era sotto al tavolo serviva solo per essere visto, non per indicare una qualche superiorità sociale, almeno le persone intelligenti non la interpretavano così. Salire sulla cattedra e mettersi quella cattedra sotto i piedi è un gesto di ribellione e significa dire: acquisite un'altra prospettiva, anche voi salite sui vostri banchi, guardate al di là della, guardate in un modo, il mondo in un modo diverso da quello che vi è imposto dal vostro ruolo di studenti, costretti a fissare, ad ascoltare un individuo che vi ripete stancamente le sue idee. Ormai risalenti a 30, 40 anni prima. Il ruolo sociale è la morte dell'uomo, in questo Pianello ha perfettamente ragione. Il ruolo sociale è la morte dell'uomo. Perciò a me non piace essere chiamato professore al di fuori dell'ambito scolastico, dove si usa per questo titolo per tradizione. Perciò non mi presento mai come professore, sono Biagio Bonomo che tiene lezione e dunque è professore per 4-5 ore al giorno. Non rivendico il mio ruolo, io sono un pubblico ufficiale, quindi se qualcuno mi offende potrebbe anche andare incontro a un procedimento penale, perché sono un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. La cosa naturalmente mi fa ridere, ci sono persone che ci credono e che quindi si vedono, si percepiscono e si fanno percepire attraverso la maschera che indossano. Noi spiegheremo che questa maschera ha un senso, un valore, ha un significato. Ma quando questa maschera schiaccia e nasconde il volto, non diventa un modo per rappresentare se stessi, è la fine dell'individuo. Diremo dunque che la forma in Pirandello è quasi sinonimo di borghesia, intesa come luogo della convenzione, della inautenticità e dell'ipocrisia. I poveri sono come sono. No? Io uso questa espressione poveri adesso, un po' evangelica se volete dire, il proletariato, se volete usare una terminologia più moderna, il proletariato che tende fatalmente a borghesizzarsi, è la cosa che non aveva capito Marx, no? L'ambizione del proletariato non era quella di abbattere la borghesia, ma era quella di borghesizzarsi. Un contadino, va bene?
un contadino, una persona semplice, una persona che grazie a Dio non si è acculturata e non ha imparato quattro strottole alle quali si arrampica per sostenere idee mal filate, mal connesse, molto più autentico. Molto più autentico, molto più vero. Io ho conosciuto persone del genere, ho conosciuto ragazzi del genere. Paradossalmente, un camorrista, un giovane spacciatore, ha una verità umana che non troverei, che con molta difficoltà troverei in un chiattilio del Vomero. Anche lì naturalmente ci sono delle maschere, degli atteggiamenti, casomai, come spesso capita, la realtà copia la fantasia, no? Il giovane agisce e parla come i pseudo-eroi di Gomorra, ma comunque quel ragazzo è quel che è. È quel che è. Non è il prodotto di un accurato travestimento che parte appunto dagli abiti, dal trucco, dalla scelta dei brand con cui rivestirsi, caratteristica dei giovani del Vomero, Michiaia, non solo, anche vostra. Chi è che dice, non mi ricordo in classe, c'è qualcuno che dice, usa questa frase, le persone pane e puparuolo, o puparuoli, non so come si chiama, paroli esistono, grazie a Dio. E alla fine tutti quanti noi abbiamo la dimensione pane e puparuoli, autentica, vera. Di cui abbiamo paura, che rimuoviamo. Perché pensiamo, temiamo che possa essere, come dire, respinta dalla società. Non è un caso, infatti, che specie nel Pirandello drammaturgo il salotto sia la camera della tortura, questo l'abbiamo già detto. I grandi drammi di Pirandello avvengono nel salotto. Nei salotti dove in modo veramente crudele viene scarnificato il volto, viene strappata prima la maschera, dal volto degli hypocrites, degli attori, e si rivela un volto che non è ancora autentico perché è atteggiato, e quel volto viene scarnificato fino a quando non rivela la sua tragica verità. Non a caso Pirandello cerca nel fascismo una verità umana che nella borghesia liberale, democratica, liberal-democratica, non trovava. È un errore, naturalmente, è un errore marchiano, perché il fascismo diventò, evidentemente, come era fatale che fosse, considerando le sue caratteristiche, era fatale che, come dire, diventasse anch'esso un teatro, no? Un teatro anch'esso, una grande pupazzata in divisa, non in abito da sera, non in smoking, non in pelliccia come il borghese o l'alto borghese, ma appunto in divisa, no? Basterebbe pensare alla maschera di Mussolini. La maschera che Mussolini indossa consapevole di indossarla. C'è un abisso tra il Mussolini pubblico e il Mussolini privato. Se leggete un libro di Ludwig,
del 32, che è una lunga intervista a Mussolini, Ludwig stava tenendo questa conversazione. Mussolini disse: "Guardi, io devo fare un discorso a una ventina di minuti." E scrive Ludwig: "Io vidi trasformarsi l'amabile conversatore con cui avevo fino allora avuto un'interlocuzione molto, molto, molto interessante." Mussolini era andato a prendere dalla biblioteca le Bibbie, avevano discusso insieme di Platone, figuratevi, un po'. Mussolini si trasforma nel tribuno, no? Con il fez, con la divisa, con le mani sui fianchi, con la mascella protrusa, no? E Mussolini che vediamo nei discorsi, la voce impostata baritonalmente. E poi scrive Ludwig, vidi rientrare Mussolini scusi, mi vado a cambiare, si rimise in borghese e io ebbi davanti a me un altro uomo, ebbi davanti a me. Anche quella probabilmente era una maschera, quando si sta davanti a un giornalista bisogna essere cauti, naturalmente, no? Specialmente se sei un capo di governo. Ma Ludwig avvertì una verità umana che era andata perduta quando Mussolini era affacciato a Palazzo Venezia e aveva visto il suo dialogo con la folla. Certamente il fascismo nasce come un movimento antiborghese, Mussolini ha un'origine proletaria, questo l'abbiamo già detto, ma alla fine diventa anch'esso una rappresentazione. Abbiamo parlato in storia dell'ultima recita del Mussolini sul teatro della grande politica, quello del 44-45 sarà solo una sua pallida controfigura, la nota del Gran Consiglio. Mussolini indossò la maschera del martire, del Gesù Cristo che veniva tradito da Giuda, no? Visto che non poteva più indossare la maschera dell'eroe, no? Del duce invitto, perché aveva perduto politicamente e militarmente, e io faccio, me ne esco di scena come Gesù dopo l'ultima cena. Vengo arrestato perché i miei mi hanno tradito. E non a caso lui si lesse durante, proprio quei giorni, la sua a Ponza, lesse la vita di Cristo dell'abate Ricciotti, uno studioso di cui vi ho parlato, e noi abbiamo questo libro. E quando Ricciotti racconta il tradimento, Mussolini mette un punto esclamativo a fianco, usava sempre la matita rosso blu. In blu e si aggiunge solo perfetto, cioè è esattamente quello che è capitato a me, quello che lui aveva voluto capitasse. Il fascismo è stata una rappresentazione, tutto andava bene, dice sempre la ragione, non c'è criminalità, i treni arrivano in orario, sì, è vero, va bene. Ma alla fine la rappresentazione valse più della realtà. Quindi la scelta del fascismo, anche se comprensibile, perché significava la ricerca di una verità umana distante dalla borghesia, fu un'opzione modesta. Infatti, se girate la pagina, andiamo alla 4, l'ho messo in grassetto, ma l'approdo al fascismo fu una soluzione interlocutoria sul piano politico, una prospettiva, un errore grossolano. Pirandello non colse la duplicità intrinseca del fascismo, per esempio. Il fascismo è doppio, strutturalmente doppio, è di destra e di sinistra, è rivoluzionario e conservatore, è repubblicano e monarchico, è democratico e autocratico. Laicista fino all'ateismo e contemporaneamente
quasi clericale addirittura, no? In certe manifestazioni. Il gusto per l'apparenza che ne inficiò le scelte politiche, per non dire del culto della maschera dell'uscio, quello che dicevamo prima, Ludwig che vede Mussolini cambiare come un attore, no, come un attore che va a recitare la sua parte a Palazzo Venezia, perciò quando vediamo Mussolini diciamo come hanno fatto gli italiani a... Mussolini, la sua prossemica, adesso esistono i maxi schermi e quindi, ma dovete considerare, questo capitava a tutti quanti gli oratori del tempo, hanno una gestualità molto, molto marcata, come l'avevano gli oratori in antica Roma, gli scrive l'oratore. Cicerone, quando spiega quali sono i gesti che deve fare l'oratore, perché è chiaro che i gesti spesso contavano più delle parole, perché i gesti erano percepiti meglio e di più che non le parole, perché mancavano i microfoni. Mussolini aveva i microfoni, accompagnava, sottolineava le sue parole con una gestualità molto marcata. È chiaro che Mussolini a casa sua non è che parlava come Mussolini, parlava con la moglie, dicendo Rachele! È pronto? È pronto? Soffriva, tra l'altro, mangiava quasi sempre il riso in bianco, soffriva, come ho detto, di stomaco. La rottura di questo circolo vizioso, che era letteralmente vizioso, perché abbiamo parlato dell'adulterio, che viene l'altra volta assorbito, accettato nella società borghese, basta che non si dica in giro, si possono rompere, dissolvere tutte le regole che si danno per intangibili, basta che l'apparenza, il buon nome della famiglia resti intangibile, no? Non poteva essere dunque la politica l'uscita da questo mondo di apparenze, di contrasto tra la forma e la vita, tra l'essere e l'esistere, non poteva che essere di approdo religioso, no? Qui c'è poi la sua... Il richiamo a un testo, innanzitutto la smentita che Pirandello fosse un relativista assoluto. Pirandello non afferma che non esiste la verità. Esiste che all'uomo, afferma che all'uomo è difficile accedere a questa verità. Ma questa verità c'è. E questa verità, proprio nella favola del figlio cambiato, che è un testo fondamentale, la cui escursione occupa tutta la pagina 5, non è disincarnata, no? Non è fatalmente una formula. Non è una formula, non è una parola, o se è una parola, metto la P maiuscola, è un logos, è una parola che si fa carne, cioè è una presenza, è una verità che, come ho scritto, può essere un po' complessa come terminologia, che non pertiene alla doxa, all'opinione, e non pertiene forse neanche alla letheia, alla verità in senso filosofico, come ricerca della verità, no? Ma pertiene all'essere, all'ontologia. Marianna, per te qual è la verità? Una cosa... C'è Marianna, sì? C'è? Siamo solo 9 persone? E caspita!
Marianna, ci sei? Marianna, dammi un cenno. Alessandra, c'è? No, ragazzi, non va bene che siamo solo in 9, eh. È una questione di educazione. Educazione nei confronti miei, se permettete, e nei confronti di chi ascolta. Dice, ma noi lo vediamo dopo. Sì, ma noi la stiamo costruendo adesso la lezione. Vorrei avere, se possibile, una interlocuzione con Maria. Ma io non leggo niente qui. Perché non scrivete sulla chat perché non, adesso poi apro il WhatsApp sul web. Allora, Marianna, rispondimi, qual è la verità per te? Qual è la verità per te? Una cosa di cui sei assolutamente sicura. Rispondimi liberamente, eh? Sì, cosa è la verità per te? Pensaci, in realtà è semplicissimo. Qualcuno non viene in risposta, guardando la propria vita, eh? Allargo a tutte le domande. Claudia, è un piacere averti con noi. Marianna, tu sei fidanzata? È vero che sei fidanzata, no? Sei fidanzata, sì. Sei fidanzata. Ora, l'amore che tu provi per l'uomo che ti è accanto è vero? Sì, è vero. Ma questo sentimento non è disincarnato rispetto alla persona. Questo sentimento è la persona. È Giovi, come lo chiami tu, Giovi mio? È lui. Non è altro rispetto a lui. L'amore non è un sentimento che cui noi, come dire, con cui noi in modo nominalistico
richiamiamo una sequenza di atteggiamenti, di modi di relazionarsi. L'amore è una persona per te. L'amore è il tuo ragazzo, come l'amore sono i tuoi genitori e loro vedono in te l'amore. Quindi l'amore è sempre una presenza. E dunque presenza significa essere. L'amore pertiene, come ho detto, alla ontologia, cioè alla scienza. Quindi la verità si può. Sì, la verità è una persona. La verità è una persona. Ora, Pirandello, in quella bellissima intervista che noi leggemmo, tra l'altro, eravamo alla fine e voi eravate stanca, voi eravate stanche. Ma c'è Federica oggi, non la vedo. Siamo tornati a essere noi, non riusciamo a superare la vicina. In quale? In quale personaggio della storia? Per Pirandello, e lo afferma in quell'intervista del 1936, l'anno della sua morte, il contrasto tra essere ed esistere, tra maschera e volto, tra vita e forma è stato superato. In Cristo. Il cristianesimo non è una somma di. Sì, certo, possiamo anche raccontarla così, non è una somma di verità teologiche, è un incontro. Se tu incontri Cristo, sei cristiano, gli appartieni. Cristiano significa questo, uno di Cristo. Il nome nasce ad Antiochia, in Siria, o il cristiano, quelli di Cristo significa, quelli che appartengono a Cristo, quelli che seguono Cristo, quelli cioè che lo hanno incontrato. Vi ricordate Paolo di Tarso sulla via di Damasco, no? Quando cade da cavallo e stava andando a Damasco per perseguitare i cristiani. Mi succede qualche cosa, lui lo racconta 3 volte, pensate un po'. Sì, non ti preoccupare, Mariano, stai tranquilla. Incontra qualcuno, qualcosa, racconta 3 volte questa esperienza. Saulo, perché mi perseguiti? Cioè, Paolo non arriva alla conversione attraverso una riflessione, ma forse i cristiani hanno ragione, questo Gesù di Nazareth è veramente il Messia, indagherò, leggerò meglio le scritture, le profezie che lo riguardano. No, ha una rivelazione di una presenza. Io sono la via, io sono la verità e la vita. Io sono, no, io, no, attenzione, non io vi annuncio la verità. Io sono la verità. E perciò in Pirandello l'opzione religiosa, la finale opzione religiosa, costituisce, e lui lo dice, leggetela l'intervista, rileggetela, leggemmo già l'altra volta per la verità, il superamento del contrasto tra l'apparenza e la realtà. Perché in Cristo questo superamento avviene, non è avvenire presuppone un divenire. È il cristiano che è quello che appartiene
appartiene a Cristo è limitato a Cristi, deve superare in se stesso che cosa? La dicotomia tra l'apparenza e la realtà della sua coscienza. Costa naturalmente, costa moltissimo, però è possibile. L'altra volta abbiamo parlato di Teresa di Calcutta, no? Ve la ricordate Teresa di Calcutta? Una piccola suora albanese che ha mosso un'ondata di fede, di amore che ha travolto pandemicamente il mondo. Non ha mai utilizzato parole difficili, non ha mai ipocritamente taciuto quando era necessario. Quando le diedero il Nobel per la pace, davanti all'Accademia di Svezia, figuratevi in Svezia, disse: il più grande peccato di quest'epoca è l'aborto. Rimasero tutti muti, perché aveva detto quello che non si doveva e non si poteva dire. Perché la Svezia, tra l'altro, è stato uno dei primi paesi a legalizzare l'aborto, perché l'aborto è un diritto delle donne, perché così e così e cos'ha. Conosciamo la storia. Il più grande peccato di quest'epoca è l'aborto. Se volete liberarvi dei vostri figli, portateli alle mie suore. Almeno li faremo vivere. Guarda, vedete, no? Ecco, la verità che poi assume il suo, si rivela nel suo ultimo modo. L'amore. Come scrive Giovanni, chi non ama non conosce Dio, perché Dio è amore. Quindi voi potete conoscere, voi potete anche credere in Dio come il diavolo, che sa che Dio c'è, ma non amare. E quindi la vostra conoscenza sarà puramente intellettuale. Ma una volta che avete avuto accesso alla comprensione di una presenza, eccola la verità, comprendete che quella presenza è amore. E a questo approda Pirandello. A questo approda Pirandello. Vivere in Dio nelle opere che farai, alzati e cammina nella vita. L'uomo insomma può sempre rialzarsi, ma solo, qui siamo alla fine della pagina 5, in virtù di una presenza. E poi più sotto, in grassetto, quell'amore che ci è stato spesso presentato in forma moralistica, no? La borghesia. Comportati bene, rispetta il professore, non dire le cattive parole, attenta ai tuoi comportamenti sessuali perché poi puoi passare un guaio se resti incinta, eccetera, come imperativo categorico, Kant, no? Un cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, va bene, sì, ma non basta. Perché è una visione soltanto razionalistica. Non basta conoscerla la legge morale per compierla. Sarebbe molto semplice. Noi tutti la conosciamo, quella legge morale, che secondo la visione giudaico-cristiana, che Kant riprende peraltro, è
è iscritta nel cuore dell'uomo, ma non basta conoscerla, come ha creduto la tradizione filosofica che fa capo a Socrate, no? Moralismo razionalistico. Io conosco e dunque conosco il bene e dunque lo faccio. Perché è il bene e il male dunque è frutto soltanto dell'ignoranza. No, il male è frutto della debolezza dell'uomo, quella debolezza che nella teologia cristiana si chiama peccato originale. Guardate, mi avete mandato un messaggio. Ragazze, va quella cosa? Ditemi se va, per favore. Ragazze, funziona la... Ok. Pirandello, il teatro francese, mi arrivano degli avvisi perché mi sono iscritto a un bellissimo, ho scoperto perché proprio in questi giorni, un bellissimo sito in cui dedicato proprio a Pirandello, no? Mi arrivano ogni tanto delle informazioni su Pirandello, adesso Pirandello e il teatro francese, proprio. O come slancio sentimentale, no? Appartiene invece all'ontologia. L'amore non è una imposizione esterna a cui ci si deve adeguare, l'uomo è chiamato a verificare attraverso la propria esperienza questa soddisfazione profonda, questa corrispondenza tra il cuore e la legge della realtà. Io vi ho sempre detto, la realtà, prima di ogni altra cosa, interrogate la realtà, non interrogate la vostra soggettività, non sovrapponete voi stesse al mondo, e interrogando il mondo scoprirete la verità che c'è nel mondo. Vedete, se prendete la pagina 6, questo è un approdo forte, scrive, che se relega la fede in una dimensione mistica, tu devi credere, non sapere, e questa è una dimensione, come dire, fideistica, forse dovrebbe chiarire, oltre che mistica, ne richiama ovunque la decisività esistenziale. Poi guardate la nota, guardate il Pirandello, che è stato credente fino in che modo, poi esiste un livello inattingibile come al solito, che riguarda un'anima. In questa intervista dice, del 36, scrive, la fede razionalistica conduceva alla rovina. E non era che forma essa pure, cioè la fede nella pura ragione. Qui veniva il positivismo, vero? Cristo è carità, è amore, solo dall'amore che comprende e sa tenere il giusto mezzo tra ordine e anarchia, tra forma e vita, è risolto il conflitto. Capite che cosa dice? Soltanto proprio nell'antropologia dell'uomo Dio, nella sua ontologia, si supera il contrasto tra forma e vita, tra maschera e volto. Io sono la verità. Attenzione, in Cristo non c'è contrasto tra vita e apparenza, tra verità e pupazzata. Io sono la via e la verità, dice Gesù. Ed è un io sono che, come dicevamo, riguarda l'ontologia, l'essere. Un essere chinato sull'uomo e verso cui l'uomo può conformarsi trovando la sua vera identità. Imitazione di Cristo. E in effetti, attenzione, questo è molto importante, tutta l'opera di Pirandello è attraversata dalla domanda su cosa sia l'uomo.
dove possa trovare la sua autenticità, in qual modo possa vivere davvero e non solo esistere. C'è una grande. Questo è forte in Pirandello, no? È fortissimo. Ed è quasi prodromico all'esito fatalmente religioso. Il protagonista di Pirandello è un uomo che ha scoperto la profonda strutturale menzogna della vita sociale e vuole superarla, vuole ritrovare la verità su se stesso e sul mondo. Il protagonista di Pirandello è un uomo che cerca perché è scontento della realtà, profondamente scontento. C'è una tensione fortissima tra il protagonista di Pirandello e il mondo, perché il mondo, proprio in senso giovanneo, il cosmos, è apparenza, finzione, falsità. E lui va alla ricerca di una verità ulteriore, cercherà provvisoriamente, crederà di trovarla nel fascismo e nel suo superamento della morale borghese, della democrazia di cui non si fida perché la ritiene una grande messa in scena, ma l'ultimo approdo non potrà che essere religioso. Questo bisogno di trovare una verità ultima nell'esistenza, in qualche modo al di là delle sovrastrutture sociali, eccetera, eccetera, fa di Pirandello, come dire, un esistenzialista, non so se avete già intercettato questa parola, ante litteram. Però, a differenza degli esistenzialisti, no? Dei filosofi esistenzialisti francesi, Sartre e gli altri, che, come dire, ipostatizzeranno la vita stessa come spazio di verità, liberata naturalmente dalle convinzioni borghesi, Pirandello non si accontenta di questo. Non si accontenta soltanto di una vita liberata dalle convinzioni borghesi. Perché una vita liberata dalle convenzioni borghesi finisce per essere anch'essa una convenzione. Non so se riesco a spiegarmi. Esiste un convenzionalismo dell'anticonvenzionalismo. Mi capite? Cerco di spiegarmi con un esempio molto banale, va bene? Quando avevo 5 o 6 anni, mi accorsi che tutti i ragazzi si facevano crescere i capelli, erano gli anni 70, la prima metà degli anni 70, facevano crescere i capelli. Li chiamavano i capelloni, va bene? Si vestivano in modo, adesso diremo casual, adesso costa molto vestirsi in modo casual, all'epoca invece era una ribellione nei confronti appunto del modello borghese del ragazzo. Se vedete delle foto dei ragazzi degli anni 50 a scuola, li vedete ancora con la cravatta, con la giacca, anche quelli di modesta origine, perché andavano a scuola, eccetera, eccetera. Se vedete una fotografia degli anni 70, cioè le fotografie di mia madre con i suoi alunni, c'è una classe in particolare a cui mamma è ancora molto legata, intanto le telefono, le pensate, ormai sono anziani anche loro, naturalmente, e c'era anche Edoardo De Crescenzo, l'autore di tante belle canzoni, ancora, le mani, eccetera,
hanno tutti i capelli lunghi, hanno tutti i capelli lunghi, tutti quanti jeans, tutti quanti le camicie strette, sbottonate, i pantaloni jeans a zampa di cavallo. Anche quella alla fine diventò una convenzione. Cioè erano tutti in divisa, tra virgolette, come erano tutti in divisa i ragazzi degli anni 50 quando andavano a scuola, che o la divisa dovevano indossarla davvero, come è tradizione per esempio nelle high school inglesi o anche americane, oppure portavano tutti la cravatta, la giacca, perché così si mostrava proprio rispetto per l'istituzione scolastica, oppure quando si andava a fare l'esame all'università bisognava mettersi in un certo modo, acconciarsi, insomma ancora oggi quando ci si laurea, no, voi ragazze vi comprate un vestito, io mi comprai un completo fumo di Londra, perché e l'ho anche, naturalmente l'ho usato è finito nella grande sartoria teatrale, a proposito di maschere, delle mie cantafavole sul palcoscenico. Anche io mi misi la maschera del laureando. C'era la fotografia, c'era quello, il ponto, e non c'erano cellulari naturalmente, e quindi c'era il tizio lì che si faceva pagare una barca di soldi per fare queste fotografie, però erano fatte bene. Ora, le idee di Pirandello sono certamente, riprendo a leggere, suggestive e intriganti, no? Specialmente quando non le si capisce bene, no? Specialmente quando ci si ferma a dire, come fanno tutti quanti, quelli che spiegano Pirandello e quelli che ripetono Pirandello poi agli esami, c'è un contrasto tra rete e forma, come dice Pirandello in un umorismo. Cosa racconta Pirandello in un umorismo? Pirandello racconta l'umorismo, lo spiega che cos'è l'umorismo, la percezione umoristica della realtà. Allora, io vedo una vecchia, tutta ritinta, tutta truccata come se fosse una ragazza. La prima cosa che faccio di fronte a questa percezione, a questa distonia, cioè tra realtà e maschera, che cosa faccio? No? Vi è mai capitato di vedere sulla spiaggia una signora, non lo so, un po' âgée, una settantenne, anche più avanti, no? In bikini, no? Con la pelle appesa, con la pancia tutta cadente, no? Non l'avete mai vista, no? Si vedono purtroppo questi spettacoli, no? Mi fa, mi dica, 8 persone, tra poco siete imperdonabili, vabbè. Cioè siete perdonabili giusto in ragione del fatto che qui ci sono io. Va bene, allora, almeno rispondetemi. Almeno rispondetemi. Vi è mai capitato di vedere qualcosa di profondamente distonico rispetto a un dover essere, no? Cioè, se io in questo momento sto parlando a voi, cadessi dalla sedia, no? Preso dall'abbrivio del mio discorso, la prima cosa che vi verrebbe da fare qual è? Quella di ridere, no? Ecco qui, l'avvertimento del contrario, dice Pirandello, questo è l'avvertimento del contrario. La visione umoristica, cade la maschera e io percepisco la realtà che è co il contrario di quella maschera e rido, ma questa è comicità. Poi penso invece che quel povero professore stava tenendo la sua lezione, era un po' seccato perché aveva perso 50 minuti appresso al suo computer che non voleva partire, che poi non trovava la telecamera, eccetera, eccetera, e allora lui diceva, povero uomo, in fondo.
mi fa quasi tenerezza. Ecco, il sentimento del contrario, ecco la comprensione umoristica della realtà. Questa distonia è presente in ognuno di noi, perché ognuno di noi è costretto, obbligato a una maschera dalle convenzioni sociali, eccetera, eccetera. E qui finisce Piramide. Comincia e finisce Piramide. Tutto il discorso che abbiamo fatto prima, il discorso sul fascismo. Poi Pirandello fu fascista. Ma resta il relato rispetto alla presentazione di Pirandello. Nessuno spiega perché fu fascista. Oppure, sì, ma Pirandello ebbe un approdo religioso nell'ultimo Pirandello, abbastanza singolare questa opzione, il Pirandello dei miti è un po' criptico, è un po' irrisolvibile, è inaccessibile, e invece si parte da qui. E anche questa benedetta storia della maschera, le maschere sono come vi ho detto, dice Pirandello, che frequenta la borghesia del suo tempo, ci sono imposte dai nostri ruoli sociali. Ma il punto, dov'è che sbaglia Pirandello? Pirandello sbaglia a ritenere il modo con cui noi ci comunichiamo agli altri di per sé falso. Abbiamo parlato di Teresa di Calcutta. Teresa di Calcutta, no? Ve la ricordate, no? Con il suo velo bianco orlato di due strisce azzurre, l'ho incontrato forse qualche volta anche nelle suore di madre Teresa, no? È un segno, no? È un segno di semplicità, di estrema povertà. È chiaro? Io veicolo attraverso un segno che è esteriore una verità interiore. Il famoso paragone di Pirandello, la donna vecchia travestita, truccata, mal truccata, con i capelli tinti, con una manteca, lui dice, con un termine chissà quale manteca ha utilizzato per tingersi i capelli, eccetera, eccetera, cioè quale preparato, perché non è che esistevano adesso quelli che si comprano in profumeria, no? Se andava a andare, eccetera, eccetera. Solo dal parrucchiere ti facevano la tintura. Allora, parliamo di capelli. Parliamo di capelli. Io non ho mai cambiato pettinatura. Non ho mai cambiato pettinatura. Mentre i miei compagni, i miei coetanei si facevano crescere i capelli fino alle spalle, io ho continuato a pettinarmi così. Qualche volta con la fila a destra, qualche volta con la fila a sinistra. Qua, d'estate, per comodità, sulla spiaggia mi tiro i capelli. Perché? Perché? Perché mentre i miei compagni si vestivano al liceo, all'università, in jeans, io mi mettevo la giacca e la cravatta.
così mi vide Maria Antonietta dicendo: ma quello se la tira troppo, mi sa quello, guarda, vestito. Tutto, sembra un piccolo lord inglese. Perché io? Ah, perché? Ciascuno interroghi se stesso, no? Date una risposta. Provate a dare una risposta. Perché ero me stesso, brava Ilaria. Ero me stesso e anzi, volevo rivendicare la mia distanza rispetto a cosa? Volevo rivendicare la mia distanza rispetto a una massa che sceglieva di vestirsi in un modo. Beh, voi volete fare gli anticonformisti vestendovi come degli straccioni, e io mi vesto come Carlo d'Inghilterra, che all'epoca era già come il principe di Galles, no? E mi vesto come il principe di Galles. Era una maschera anche la mia, attenzione, però esprimeva una verità. Cioè, la mia volontà di non confondermi nella folla, di rivendicare la mia identità. Quindi le maschere servono, perché noi non siamo pure, leggo da qui, essenze disincarnate e poi rivestite da un involucro falsificante, sono alla fine di pagina 6. Quell'involucro, la forma, siamo noi, lo è la vita, la forma è l'unico modo con cui noi possiamo esprimere a noi stessi. La maschera è quanto noi dobbiamo scegliere per comunicare e comunicarci, è il nostro linguaggio per il mondo. È un patto, una convenzione che la comunità, i singoli sempre sottoscrivono e sempre rinnovano. Ci siamo? Io vi conosco attraverso i vostri atteggiamenti, attraverso i vostri sorrisi, attraverso le vostre attenzioni, le vostre disattenzioni, le vostre presenze, le vostre assenze in classe, anche quando siete tutte presenti. Vi conosco attraverso il modo con cui vi vestite. Scopro la vostra personalità, anche dal modo in cui vi pettinate. Dal modo con cui vi esprimete, anche se non è quello che usereste con i vostri compagni, usereste un registro linguistico diverso, ma tutto questo che per Pirandello è maschera, è solo convenzione, in realtà è un tramite attraverso cui si arriva alla verità di una persona, altrimenti come faremo a conoscerci? Quindi la maschera non è solo un elemento falsificante, alterante, ma spesso è un tramite per arrivare alla verità, e comunque è l'unico modo con cui possiamo percepire l'altro. Perché noi non... Cioè, intendiamoci, io non percepisco l'altro attraverso una rivelazione così istantanea. Non è che metto la mano sulla capa di Valeria Manco e dico: beh, Valeria Manco è diversa da come si mostra, o Nunzia, o non so.
la delicatezza di Marina, io non è che la percepisco perché ho avuto un'infusione divina, la percepisco proprio attraverso il suo contrario, cioè il fatto che Marina si mostri cinica, si mostri così dura e quasi insensibile ai moti del cuore, perché in realtà ha paura di mostrarsi troppo, ha paura di mostrare troppo di sé, il suo cuore, come tutti le sue debolezze. Allora sì, così, veste una maschera, ma quella maschera che è il contrario della realtà, è uno strumento per comprenderla. Dunque, comunque sia, nella distonia tra essere ed esistere, volto e maschera, non c'è nulla di singolare, forse neppure di autenticamente tragico. Io mi vedo, mi percepisco, mi comprendo, di volta in volta cerco i modi adatti per rappresentarmi nel mondo. Questo è normale. Io sono sempre me stesso, voglio essere sempre me stesso. Ma non posso andare a scuola in pigiama, non posso presentarmi a voi come mi sveglio la mattina. Perché siamo vincolati a delle convenzioni, ma questo non nasconde la nostra identità. Il fatto che mi sia fatto la barba, mi sia fatto la doccia, mi sia vestito, mi sia messo anche le scarpe, questa è una cosa singolare, quasi, non so, perché quando faccio lezioni mi metto le scarpe che utilizzerei per uscire, perché voglio sentirmi come se fossi in classe. Davanti a voi, come se voi foste davanti a me, perché desidero avervi davanti. Fondamentalmente perché vi voglio bene, e dice perché quello si mette le scarpe perché ci vuole bene, sì. Quindi un elemento del tutto accidentale, se apparentemente accidentale, in realtà pertiene l'essenza più profonda di un individuo. Le scarpe. Ora, vediamo questa storia dell'umorismo e vediamo fino a che punto è credibile, poi vi lascio stare, non vi preoccupate. Dunque, con questa stessa attitudine critica, cioè noi siamo in dialogo con Pirandello, noi stiamo vedendo, Pirandello, ci convinci, non ci convinci, scopriamo qual è il tuo pensiero, ma sta succedendo qualche cosa avete letto l'allegato, parla di commissari esterni nei momenti delle buste, ma chi è questo? Vabbè, sì. Diamo i numeri, vabbè, c'è sempre qualche collega che scopre che cade dal letto, vabbè, dopo aver fatto un sogno. Allora, l'umorismo. Pirandello definisce comico l'avvertimento del contrario, l'avvertimento cioè della dissonanza tra la sostanza della vita e le forme. E le sue forme, tale avvertimento provoca il riso.
Ma se riusciamo a passare dall'avvertimento, sto leggendo, del contrario al sentimento del contrario, cioè andiamo oltre l'apparenza, abbiamo pietà del contrario. E la famosa vedova, una vecchia signora, con i capelli tinti, tutti unti, non so di quale orribile manteca, come dicevo prima, e poi goffamente imbellettata, parata ad abiti giovanili, e mi metto a ridere. Poi penso, questo lo dice Pirandello, però chissà, quella donna forse è innamorata, forse è sposata con un uomo più giovane di lei, e quel tentativo di penoso di travestirsi da giovane è un modo per salvare un matrimonio che sta perdendo, un uomo che si sta frantumando, un uomo che si sta allontanando da lei, che sta facendo altre scelte. Dunque, l'umorismo, questo sentimento del contrario, fa vedere la vita nuda com'è, cioè capisce, cioè ci spinge a capire la vera ultima identità di quella povera donna vestita così. Ora, c'è molto di vero in queste osservazioni. Qui non è difficile cogliere un forte, sto leggendo, sono a pagina 7, pedagogico, quasi omiletico ammonimento: non schiacciatevi sul vostro essere sociale, non sostituitelo a voi stessi. Omiletico significa predicatorio. Pirandello, un po' pedagogo e un po' prete, cioè ci dice: non diventate il vostro ruolo sociale. Non diventate professori, no? C'è un bellissimo film, Le ali della libertà, quando Morgan Freeman dice quello si è istituzionalizzato, sono condannati all'ergastolo, si è istituzionalizzato, cioè è diventato parte del sistema carcerario, non percepisce più altro mondo. Forse se uscisse fuori di qui non saprebbe più sopravvivere, come un uccello che è nato in gabbia e fuori della gabbia non sarebbe capace di procurarsi il cibo, sarebbe attaccato da altri uccelli e morirebbe. Quindi c'è qualcosa di diverso. Non dobbiamo sostituire il nostro ruolo sociale. O se volete, non prendetevi troppo sul serio, è quello che dico. Un professore tronfio e pieno di sé, cui capitasse di lottare mentre tiene lezione, ricordate, eravamo arrivati qui l'altra volta, sarà oggetto di riso, di commiserazione. Ma è un uomo che è stato uomo anche mentre fa il professore. Riderà del suo rutto assieme ai suoi allievi perché non ha indossato la maschera, perché è vero. È proprio questo il punto. Quella condizione umoristica a cui Pirandello accenna non è generale. Ritorniamo a quello che abbiamo detto prima. Innanzitutto la maschera ha un senso. Teresa di Calcutta non faceva sorridere, era una santa che dedicò tutta la sua vita a Cristo e ai poveri. Un semplice padre di famiglia che lavora onestamente, certo dovrà mascherarsi davanti al capufficio tirannico per non insultarlo. Quanti pizzichi sulla pancia vi siete date voi in questi 5 anni di scuola, quanti me ne sono dati io, che vi ho portato quest'anno fino alla maturità e ho consegnato online 2 giorni fa la mia domanda di trasferimento, finalmente, per non rivedere più certe facce, neanche per un secondo. Ma in questo non c'è nulla di umoristico. Il fatto che i vostri genitori davanti a un cliente, davanti a un superiore debbano assumere un atteggiamento che non corrisponde pienamente a quello che sentono e avvertono. Non c'è niente, non ha nulla di umoristico. È
è la nostra vita. È la nostra vita che non può risolversi in una brutale e continua rivendicazione della propria sincerità, della propria distanza rispetto alle convenzioni, perché anche quella è una maschera. Cioè, se io rompessi tutte le convenzioni quando faccio il mio lavoro, e ne rompo un po', ma se le rompessi tutte quante, alla fine diventerei un personaggio, diventerei una maschera, cioè sarei il personaggio di quello, rappresenterei il professore che rompe le convenzioni, e poi dall'altro capo c'è la professoressa o il professore pienamente convenzionale. Saremmo falsi tutti e due. E la vita è fatta di questi accomodamenti tra una verità che avvertiamo e un modo con cui dobbiamo rapportarci alla realtà esterna, che ci obbliga a compiere delle forzature su noi stessi. Dunque, la santità, l'umorismo, anche quello quotidiano, quello dei vostri genitori, o il semplice sapersi guardare dal di fuori, tengono lontana ogni finzione. La santità di Teresa di Calcutta, la santità laica dei vostri genitori che lavorano, la capacità che hanno, che ho, e spero abbiate voi, di guardare voi stesse dall'esterno e di ridere dei vostri stessi atteggiamenti. Anche io rido di me stesso, naturalmente, rido delle mie maschere. Anche io sorrido del fatto che mi tingo i capelli, naturalmente. Ma che cosa faccio come la signora? Perché mi tingo i capelli? Mi tingo i capelli perché non voglio concedere al tempo più vittorie di quelle che normalmente coglie fino a quella finale, la morte. Ed è assieme ad altri, spero che ve ne siate accorti, la mia capacità di interloquire con voi che siete di altre generazioni, la mia voglia di rinnovare anche le mie lezioni, rispetto all'altra volta che sono andato a riscrivere certi punti perché non mi convincevano, figuratevi se quando spiegherò Pirandello l'anno prossimo dirò le stesse cose, probabilmente io dirò cose totalmente opposte, ma vi aggiungerò delle altre invece le rivedrò, le riconsidererò. Questo non significa indossare una maschera. Questa capacità di guardarci dal di fuori, oltre alla santità, quella di Teresa di Calcutta, a quella laica dei vostri genitori che lavorano in questo momento a casa o ancora più eroicamente fuori, la capacità di guardarsi dal di fuori, di ridere di noi stessi, non ci rende pupazzi, ci lascia uomini, anzi ci esalta come uomini, e questo è un errore che fa di noi. Questo è un errore. L'uomo non può essere, la percezione dell'uomo non può essere risolta solo nella sua comprensione umoristica. Non solo nella sua comprensione umoristica. Perché una distonia tra la nostra identità e il modo con cui ci proponiamo non ha niente di tragico, è normale. È evidente, è fatale. No, non c'è nessuna scoperta in questo. E
il santo, l'imitato Cristi, supera questa distonia. Vostro padre, quando dice al cliente va bene, anche se vorrebbe buttargli in faccia, non so, padre di carne, un babà, e schizzargli il zoom negli occhi, dice sì, sì, faccio come vuole. In quel momento non è un ipocrita, in quel momento non è. Sta indossando una maschera. È vero, è verissimo, perché sta sostenendo il ruolo che gli consente di portare a casa i soldi alla sua famiglia. Quindi c'è un limite nella comprensione umoristica di Pirandello. Perché la maschera ha un senso, ha un significato, ha un valore. È un tramite attraverso cui noi esprimiamo noi stessi, perché non siamo assenze disincarnate, lo ripeto ancora, io vi scopro attraverso le vostre maschere, non attraverso una rivelazione così divina. Voi mi scoprite attraverso le mie maschere. E queste maschere hanno una funzione, non solo di tramite, ma hanno anche una funzione di codice comunicativo tra gli uomini. Leggerete poi le opere, sì, potete leggere i contenuti delle opere, francamente potete leggerli da soli. Vi darò qualche brano dal suo Mattia Pascal, qualche brano da l'uno nessuno a 100.000, e vi metterò poi i link a un paio di commedie di Pirandello. Almeno il Così è, se vi pare, la dovete vedere. Approfittate di questi giorni, un'ora e mezza potete passarla a vedere Così è, se vi pare. Poi casomai ne parliamo assieme. Ragazze, per quanto riguarda gli esami, pare che la ministra Lina Azzo, o Azzolina, chiamatela come volete, io la chiamo Lina Azzo, pare che a inizio maggio farà promulgare questa circolare in cui sapremo come, dove faremo gli esami. Credo che in questo momento la bilancia stia pendendo verso un esame fatto in presenza. Venerdì abbiamo questo consiglio di classe in remoto, naturalmente, in cui verrà definita la composizione della commissione. Dovremmo essere sei professori interni, vedremo chi sarà della partita. Avete qualche domanda da fare?